Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo del secondo video. Vi ho parlato prima dello Shelly 1 Plus PM Mini, oggi facciamo Shelly 1 PM Mini Plus 8A, vabbè, questo lo sapete. Andiamolo direttamente ad aprire, oggi senza sigla, via veloci veloci, così, perché so che voi vi piacciono i video veloci e non dobbiamo perdere tempo. Allora, lo Shelly 1 PM Plus è formato in questa maniera. Prima nell'altro, se ci avete fatto caso, c'era un altro morsetto qui che era l'1. Qui l'1 non c'è perché praticamente perché questo Shelly ha la fase passante, perché praticamente qua dentro va a fare il controllo della corrente, quanta corrente sta passando qua dentro. Ora comunque andiamo a vedere. Allora, noi ora ci andiamo a trovare nella situazione dove abbiamo il nostro interruttore, in questo caso, perché non possiamo mettere un carico grosso, massimo 8A possiamo andare, quindi andiamo a fare le lampadine in questo caso. Vi ricordo che quando fate queste cose sempre dovete staccare la corrente, state attenti e chiamate sempre il vostro tecnico di fiducia. Lo so che questo è un canale di fai da te, però state sempre attenti perché è molto pericoloso. Qua voi lo vedete solamente come teoria. E dobbiamo andare a smontare la cassetta. Una volta che smontate la cassetta e staccate la corrente, andiamo a trovarci in questa situazione dove abbiamo un interruttore. Io qua c'ho il morsetto perché mi sono portato il neutro della lampada da questa parte e il neutro pure. Di solito troverete solamente due fili, che sono i due marroni, due neri, due grigi, quelli che sono, che è uno per la lampadina e uno per la fase. Vi dovete portare il filo di neutro e il filo della lampada, ce l'avete nella cassetta, quindi il filo della lampada lo lasciate sulla cassetta di derivazione, vi portate un altro filo che è questo, io in questo caso ce l'ho così, ragazzi, non è un problema. L'importante è che tutti gli azzurri, tutti i blu vanno tutti insieme. Andiamo ora a fare l'installazione di questo. Prima cosa da fare è staccare il polo dei poli dell'interruttore. E così abbiamo filo della lampadina e filo della corrente. I neutri in questo caso possiamo anche lasciare così, perché ci dobbiamo solamente andare ad aggiungere un altro filo e lo facciamo subito. Andiamo a prendere un filo per il neutro e lo andiamo a collegare qua sul morsetto NN neutro, dice anche la parola. La cosa che dobbiamo fare è andarlo a inserire nel morsetto del blu, perché tutti i blu sono tutti comuni fra di loro. Ok, ora dobbiamo andare a prendere un filo per la fase e collegarci il nostro Shelly. Lo colleghiamo. E questa è l'alimentazione a 220. A questo punto noi abbiamo due morsetti, che uno va alla lampadina, quindi andiamo a prendere il polo della lampadina e dello 0, quindi non è un contatto pulito, ragazzi. E quindi la lampadina abbiamo collegato a 0. E poi abbiamo ancora l'interruttore. Andiamo a prendere un filo di qualsiasi colore, perché tanto è un ritorno, e lo andiamo a mettere sul morsetto SW. E lo andiamo a collegare sull'interruttore sul morsetto 1. Ci manca solo di collegare il polo di fase. Il polo di fase lo andiamo a fare con un filo grigio, che va benissimo, sul morsetto L dell'interruttore.
E abbiamo collegato tutti i fili, sì, abbiamo collegato per modo di dire, ma ci restano un filo del marrone dello Shelly, il filo della corrente, che è quello che viene dalla scatola di derivazione, dal nostro centralino, da dove vi piace a voi, e il filo dell'interruttore. Quindi sono tre fasi, ragazzi. Noi li colleghiamo, noi li collegati nel nostro bellissimo morsetto. In questo caso è un morsetto rapido, ma se avete quelli a cappuccio è ancora meglio, perché funzionano molto meglio di questi. Proprio questi carichi bassi vanno bene, ma se dovete andare a caricare dei carichi belli grossi, levateci già le mani su questi morsetti. Ok, a questo punto abbiamo collegato tutto e anche il nostro interruttore. Teoricamente, se io ora vado ad accendere e dare corrente, lui già, anche senza, lui già sta funzionando, perché c'è il led che si sta accendendo, sta andando in pairing. Ma se io vado con l'interruttore, lui funziona, quindi potete anche montare là dentro, lo lasciate un giorno e andate a fare la configurazione. Ok, a questo punto dobbiamo andare a fare solo la configurazione. La configurazione la vedete nel primo video e nel secondo video. Qua non ve la faccio vedere, la troverete direttamente già installato il nostro Shelly. Ok, passiamo avanti e andiamo a vedere. Allora ragazzi, una volta che abbiamo installato tutto, abbiamo la possibilità di poter accendere, e ovviamente questo Shelly ci va a dare anche il consumo. Ora si va a mettere su 10 watt e 5, questo è il consumo effettivo del nostro Shelly. Ok, possiamo accendere e spegnere. Quello che già vi ho detto nell'altro video è quello di andare a vedere se ci sono aggiornamenti, quindi andiamo a vedere versione firmware, ricerca aggiornamenti, è tutto a posto, questo non ha aggiornamenti. Quindi a questo punto ci dà sulla schermata principale interruttore di prova che ho messo io, abbiamo la corrente di casa che è 238,7 volts e zero carico, quindi possiamo andare a accendere e ora ci darà il carico effettivo. Qualche secondo, ecco qua, 10,4 watt, poi lo possiamo aprire e possiamo andare a fare tutto quello che c'è scritto qui. Quindi possiamo andare a cambiare eco, impostazioni ingresso, uscita e tutto quello che ci interessa, ma a noi interessava solamente come si andava a installare sulla scatola 503. Ok ragazzi, andiamo a vedere ora. Intanto vi dico che si riscalda, ma cioè non è che è un riscaldamento di quello pazzesco. Ora andiamo a vedere come inseriamo tutte cose là dentro. Spegniamo, stacchiamo la corrente, non si può sapere mai le cose della vita. Entriamo tutti i cavi qua dentro e andiamo a chiudere tutto. Ok, a questo punto abbiamo la scatola già pronta. La possiamo riaccendere con il nostro Shelly che è già pronto per l'installazione. Installato, pulito e nessuno vede niente. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like qua sotto, a voi non vi cambia niente, a me fa cambiare perché fa crescere il mio canale. E iscrivetevi anche qua sotto, io sono anche su Facebook e su Instagram, ho due canali Telegram discussioni e Telegram delle offerte, se vi volete iscrivere. Ci sono qua sotto degli abbonamenti se li volete fare, se non li volete fare mi potete, volendo, anche lasciare un super grazie, praticamente una donazione, quello che volete voi. Io già vi ringrazio ragazzi, cosa dirvi, a un prossimo video, ciao e grazie.